Quarto di secolo di storia alle spalle, quasi 1 milione di unità vendute in tutto il mondo e circa 300.000 nella sola Europa. Questi sono i numeri della Mazda MX-5, mitica a due posti giapponese giunta ora alla quarta generazione e quasi arrivata nelle concessionarie italiane. Per provare il nuovo modello della due posti nipponica, siamo volati fino a Barcellona, dove abbiamo potuto esaminare da vicino il lavoro fatto dai tecnici e dagli ingegneri della casa di Hiroshima. Lunga circa 3,92 m, larga 1,73 m ed alta 1,24 m, la nuova MX-5 è più piccola e più leggera rispetto al passato, con un risparmio di circa 100 kg sulla bilancia ed un peso finale che si attesta sotto la tonnellata. Dal punto di vista estetico, le linee del passato sono state rese più moderne e grintose, mentre la cappotta, chiusura rigorosamente manuale, regala un ottimo comfort alle alte velocità ed è azionabile facilmente con una sola mano. Confermato anche il layout tradizionale della vettura, con motore anteriore e longitudinale e trazione posteriore, così da poter regalare un feeling di guida di livello assoluto. A proposito di propulsori, la biposto giapponese propone due unità benzina Skyactiv G brillanti e divertenti, abbinate ad un cambio manuale a 6 rapporti. Sotto il cofano potremo dunque scegliere tra un 1.5 da 131 cavalli oppure un 2 litri da 160, con quest'ultimo in grado di fare arrivare la sportiva del sollevamento fino a 214 km/h, scattando da 0 a 100 in 7 secondi e 3. Note positive infine anche per la dotazione tecnologica di bordo, con la presenza di dispositivi di sicurezza avanzati e del sistema multimediale con display tattile da 7 pollici e navigatore satellitare. Insomma, anche con la nuova generazione, MX-5 si conferma come una vettura brillante e divertente, capace di regalare forti emozioni ad un prezzo estremamente competitivo. La coreana più europea che ci sia. Kia Ceed si rinnova nella forma, ma soprattutto nella sostanza. Mostra il suo lato cattivo con la nuova versione GT Line e porta al debutto il 1000 turbo a benzina da 100-120 cavalli, fluido e poco rumoroso. Questa versione aggiornata si distingue per i nuovi paraurti anteriori e posteriori, rivista pure la mascherina. La Kia afferma che è stata posta parecchia attenzione anche al miglioramento dell'insonorizzazione, con l'aggiunta di materiale fonoassorbente sotto i tappeti, nel vano motore, nell'impianto di climatizzazione e nel filtro antiparticolato. L'inedito allestimento GT Line dà una connotazione marcatamente sportiva alla vettura, grazie ai paraurti più pronunciati, alla presa d'aria maggiorata e ai doppi terminali di scarico. Di serie, per tutte le GT Line a 5 a 3 porte Sport Wagon, le minigonne laterali, le vistose luci a LED a 4 punti sopra i fendinebbia, i fanali a LED e i nuovi cerchi in lega da 17 pollici a 5 razze. Ma la novità più importante della Kia Ceed GT Line è senza dubbio il 3 cilindri 1000 turbo a iniezione diretta di benzina da 120 cavalli. Oggi siamo a Monteriggioni, vicino Siena, in Toscana, per provare due nuovi veicoli della casa giapponese Mitsubishi. La quinta generazione del pick-up L200 e la nuova versione del SUV crossover Outlander. Rinnovate esteticamente e tecnicamente, queste due vetture riescono a combinare molto bene forma e sostanza. Vediamole in azione.
robustezza ed affidabilità, ma anche uno stile rinnovato e moderno ed una tecnologia all'avanguardia. Ecco le parole chiave dei nuovi Mitsubishi Outlander ed L200, appena presentati e pronti a fare il loro debutto nelle concessionarie del marchio giapponese. Rinnovate sia dal punto di vista estetico che sottopelle, le nuove versioni di SUV e pick-up nipponici si caratterizzano per l'ottimo connubio tra una linea dinamica e accattivante e contenuti tecnici da prima della classe, così da rendere la guida confortevole e sicura su ogni superficie. Il SUV asiatico è stato sottoposto ad un profondo restyling, con oltre 100 modifiche realizzate ed un design completamente inedito, denominato Dynamic Shield. I tecnici giapponesi hanno però lavorato anche per migliorare il comfort di bordo, con una maggiore qualità dei materiali ed una riduzione della rumorosità. Una vettura molto silenziosa, dove la silenziosità è stata raggiunta non semplicemente utilizzando materiali fonoassorbenti, ma lavorando su tutte le componenti normalmente fornitrici di rumore, a cominciare dal motore. Abbiamo i motori con la tecnologia MIVEC Mitsubishi, abbiamo ovviamente un lavoro notevole sulle guarnizioni, sia per eliminare i frusci aerodinamici, sia anche per garantire una chiusura ovviamente a tenuta d'aria d'acqua, ma anche molto confortevole proprio dal punto di vista del sonoro di quando si chiude la portiera. Dal punto di vista delle motorizzazioni, il nuovo Outlander propone un propulsore 2000 benzina, disponibile anche GPL, e un 2002 diesel, entrambi con 150 cavalli di potenza, abbinabili a trasmissioni manuali ed automatiche. La quinta generazione del pick-up nipponico si presenta invece con dotazioni e stile da autovettura normale, ma senza rinnegare una storia lunga oltre 36 anni. Più aerodinamico del passato e con uno stile imponente e massiccio, il nuovo L200 si caratterizza per il maggior spazio e comfort a bordo, per la grande maneggevolezza e per l'attenzione ancora maggiore su sicurezza ed affidabilità. Equipaggiato con il nuovo motore diesel 2004 da 154 o 181 cavalli, conferma l'ottimo sistema 4x4 Super Select, con marce ridotte e trazione integrale permanente per affrontare ogni terreno. Insomma, i nuovi Mitsubishi Outlander ed L200 si candidano a ruoli da protagonista nei rispettivi segmenti, riuscendo a coniugare perfettamente una forma moderna e dinamica ad una sostanza che non teme rivali. Tutte le case automobilistiche hanno almeno un veicolo elettrico in gamma, a dimostrazione che è questa la mobilità del futuro, ma c'è qualcuno che ci crede di più e qualcuno che ci crede meno. Nissan fa parte del primo gruppo, tanto che può vantare il 25% di quota di veicoli elettrici in Europa. Ed ora lancia in Italia ENV207 posti, primo modello al mondo pensato per il trasporto di 7 passeggeri a zero emissioni. Grazie ai bassi costi di gestione, di manutenzione e alle performance a ridotto impatto ambientale, risponde alle esigenze di un'ampia clientela, sia privata che pubblica, ad esempio nel settore turistico, come taxi o trasporto pubblico. Si basa sulla tecnologia ormai collaudata di Nissan Leaf, l'auto elettrica più venduta al mondo, ed ha un'autonomia di 167 km, sufficiente a coprire oltre l'80% degli spostamenti quotidiani, tenendo sempre presente che l'autonomia effettiva dipende da diversi fattori, come la velocità e lo stile di guida, il tipo di strada, l'uso del climatizzatore o meno. Rimangono però ancora delle barriere psicologiche rispetto ai veicoli elettrici. Molti infatti quando sentono un'autonomia di 180 km per la nostra Leaf per esempio, 170 circa per il nostro veicolo commerciale, cominciano ad avere, no, qualche dubbio.
Se però poi si fanno riflettere le persone su quali sono i chilometri giornalieri effettivamente percorsi, si scopre che nell'80% dei casi le persone fanno meno di 100 km al giorno e quindi il veicolo potrebbe perfettamente adattarsi alle loro esigenze. A volte sono i preconcetti, altre volte sono dati oggettivi ad ostacolarne la diffusione. Basti pensare che le stazioni di ricarica veloce, che in 20 minuti ricaricano la batteria all'80%, non arrivano a 20 in tutta Italia. Nonostante tutto, la mobilità elettrica è e sarà sempre più un'ottima alternativa a quella tradizionale, cui certo non si può sostituire. Vecchio e lento cambio robotizzato, benvenuto al nuovo automatico a 6 marce, dai passaggi molto più fluidi e rapidi, insomma un netto cambio di passo e di marcia, ideale supporto per una vettura funzionale come la C4 Picasso e che si coniuga alla perfezione col nuovo motore diesel 1.6 Blue HDI da 120 cavalli. Un mix vincente che assicura massimo comfort di viaggio anche a pieno carico e consumi che rientrano nella media del segmento, intorno ai 20 km con un litro, ovviamente con una guida attenta. Il tutto è abbinato alla conosciuta ed apprezzata versatilità della monovolume compatta di casa Citroën, che fa dello spazio e della comodità a bordo i suoi punti forti. I passeggeri posteriori hanno a disposizione 3 sedili singoli e scorrevoli a tutto beneficio delle gambe e il bagagliaio è a prova di famiglia. Di buon livello anche le finiture, la plancia è realizzata con materiali di qualità e la cura dei dettagli dell'abitacolo è a livello delle concorrenti più blasonate. La posizione di guida è alta per dominare la strada e la visibilità è massima grazie all'ampio parabrezza di serie. Su strada la sensazione è di una vettura nata per macinare chilometri nel massimo comfort, con un assetto morbido ed un motore più incline ad abbattere i consumi che offrire una verve sportiva. Insomma, viaggiateci in compagnia senza chiederle prestazioni oltre la norma. Dopo il debutto del marchio DS come brand indipendente, ecco arrivare il restyling della DS3 Cabrio, una delle vetture scoperte più divertenti ed apprezzate dal pubblico. La versione più potente in gamma, quella equipaggiata con il motore 1.6 a benzina, dotata di 165 cavalli di potenza, garantisce prestazioni brillanti, con una velocità massima di 217 km orari ed uno sprint sul classico 0-100 completato in 8 secondi e 3. Dal punto di vista estetico, le novità riguardano i nuovi fari anteriori con indicatori di direzione dinamici e tecnologia XenoLED, mentre il design complessivo rimane accattivante e raffinato, pronto a conquistare il cuore di giovani e meno giovani. Equipaggiata con una capote in tela ripiegabile elettricamente in movimento fino a 120 km orari, la City Car scoperta d'Oltralpe abbina dimensioni contenute ad un'eccellente abitabilità. In 3,95 m di lunghezza troviamo infatti 5 posti veri, con sedili comodi ed un discreto spazio per le gambe, ma anche un baule posteriore da 245 litri di capacità, più che sufficiente ad accogliere i bagagli per un fine settimana, anche se dotato di un'apertura un po' stretta. Su strada la DS3 Cabrio è brillante e divertente da guidare, con un'ottima tenuta di strada nelle curve ed un'eccellente accelerazione quando si decide di affondare il pedale. Capace di dichiarare anche consumi medi nell'ordine dei 18 km con un litro, la nuova DS3 Cabrio si conferma una delle migliori piccole premium attualmente presenti sul mercato.